prima parola della nuova stagione dell'Eredità. Torna la ghigliottina, uno dei giochi più amati agli italiani. E c'è il nostro Otello, che è stato bravissimo fino adesso durante tutta la puntata. Complimenti ancora. Grazie. Allora, giochiamoci alla fine in fondo. 170.000 euro. A casa come te la cavavi, Otello? E fasi alterne, nel senso quando ho cominciato a pensare di venire ho avuto un po' il blocco emotivo. Capita, sì. Capita, ma adesso siamo qui, sì. Raccogliamo tutte le energie giuste, siamo tutti con te, metti pure la cuffia. Le nostre professoresse, eccole qua, il pubblico in studio, proviamo a prenderla. Bene. Forza Otello, andiamo. Ti senti bene? Sì, perfetto. 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 E allora, grazie. Prima coppia di parole in arrivo. Gioco o risulta? Risultato. Gioco. Ci siamo. Giochiamo. Giochiamo. Ghigliottina. Scelto quella giusta. Chi ben comincia. Chi ben comincia, si dice. Si spera. Siamo alla seconda coppia di parole. Ritorno o futuro? Ritorno. Ghigliottina. Il tuo ritorno qui ti ha portato fino a questo tavolo, ma la parola era futuro. Siamo alla terza coppia. Spina. Oppure presa. Direi presa. Ghigliottina. Bene così, forza Otello. Conserviamo 85.000. Siamo già alla penultima coppia. Eccola qua. Scegli tra prima e dopo. Direi dopo. Ghigliottina. Aia. Stavolta non è andata bene. 42.500, ancora importantissimo montepremi. Siamo all'ultima coppia. Stavolta la scelta è tra turno e notturna. Turno. Voi avreste scelto turno o notturna? Ghigliottina. Aia. C'è un ultimo taglio a 21.250, sono sul tavolo. E allora, gioco, futuro, presa, prima e notturna. Rifletti bene, Otello, hai un minuto. Forza. Non servono più. Io estraggo dalla busta la parola che vale 21.250 euro. Eccola qui, accanto alla tua.
Hai fatto un sacco di faccette sorridenti, come se ti fosse arrivato un flash. In realtà antistress più che altro. Ah, sono antistress. Faccette antistress, perché... Per un po' di accarezzarti il pizzetto, papà. Sì, questa cosa qui avrei voluto fare, forse. Okay. Com'è andata, Otello? È andata anche qui, insomma, dall'altare alla polvere all'altare alla polvere. Spero, insomma, che alla fine mi sia fermato sull'altare, insomma. E quindi... Ti senti... Diciamo, tranquillo, sicuro, addirittura? Mai troppo tranquillo, però diciamo credo di aver trovato un minimo di nesso con tutte quante le parole. Soprattutto quella che mi ha fatto l'ultimo taglio, che è stata notturna. Notturna? Sì, l'ho trovata diversa dalle altre per quello che avevo fatto io come per ragionamento. Hai scritto corsa, corsa notturna, sì. Quella dei taxi. Sì, corsa notturna, quella dei taxi, appunto, insomma, ad esempio, come anche per le altre parole. Proviamo un po' a abbinare corsa alle sì, altre. La corsa è un gioco, uno dei giochi più semplici in assoluto. Sì, che... chi arriva prima. Esatto, insomma, fin da sempre, insomma. Si parla di corsa al futuro. Chi riesce ad avere l'idea migliore, ho pensato, è una corsa al futuro, insomma, anche un modo di dire, più o meno. Sentito. Sì, la corsa al futuro ci sta, si sente ogni tanto, no? Un po' una corsa al futuro, cioè alle innovazioni, a chi arriva prima. Sì. Quasi la scelta giusta in chiave futura. Presa? Presa di corsa. L'ho presa di corsa, una cosa, esci di casa, prendi una cosa di corsa, ti scordi magari le chiavi, però altre cose le prendi, insomma. La prima corsa può essere quella di un taxi, banalmente, insomma, un po' come la corsa notturna, appunto. Di nuovo il taxi, prima, prima corsa. Sì, sembra di categoria, insomma, ma in effetti è un richiamo che ho avuto che mi è sembrato avere un buon legame, ecco, tra... E ci spero, chiaramente. Certo. Per quanto io oggi abbia raggiunto il mio primo obiettivo, che era quello di divertirmi. E finora l'ho fatto. Allora, diciamo, almeno quattro mi sembra che hanno dei legami che potrebbero anche essere convincenti. Quella compresa non mi ha convinto del tutto. Presa in corsa, l'ho presa in corsa, qualcosa... Anche la corriera, magari, banalmente, l'ho presa in corsa. L'ho presa in corsa. Una cosa che ho scoperto di te che mi ha molto intrigato, devo dire, è il fatto che tu a volte compri dei libri, un po' così come... Sì. Così come capita, quindi sei un grande lettore, sei anche un grande divoratore di film. Sì, sì, sì. Ah, vai al cinema. Anche, sì. Cinema poco ultimamente, però di fatto, insomma, spero di andarci più spesso. Ecco, quindi quando vai, magari senti che c'è un film e vai a vederlo, un film che potrebbe essere proprio un film in... Prima visione. Prima visione potrebbe essere, quindi che ti intriga. Sì. Sì, cominciavo già ad avere un legame con le altre parole, insomma. Cioè, proviamo. Appunto, una visione notturna. Una visione notturna. Tu prima dicevi che avevi degli animali in casa, sì. Un gatto. Esattamente. I gatti c'hanno, no? Sì. Una visione notturna, no? Sì, particolarmente sviluppata. Oppure anche le telecamere di sorveglianza, cioè la visione notturna. Sì, notturna. Con gioco. Beh, la visione di gioco. La visione di gioco. Gran hai detto calciatore. Prima che sei tifoso della Lazio. Sì, sì. Gran calciatore, insomma, ha un'ottima visione di gioco. Ha un'ottima visione di gioco. La visione la del corsa futuro. Al futuro è una visione anche del futuro, no? La visione del futuro. Sì. È compresa? La presa visione. È facilissimo, insomma. PPV. Sì, per presa visione. Per presa visione. E quindi? Quindi, la visione di gioco, la visione del futuro, per presa visione... In prima visione come un film e la visione notturna che hanno molti animali, tra cui i gatti. E era quindi, questo. Eh? E quindi. È visione la parola scritta qua dietro. Peccato Otello, ma l'obiettivo raggiunto, giusto? L'obiettivo raggiunto, arrivare qui. E domani vedremo, perché ci vediamo domani con l'eredità. Le professoresse vi salutano, così come tutto il pubblico in studio. È tornata l'eredità, vi aspettiamo domani, stessa ora. TG1, buona serata a tutti.